le persone che sono entrate in giunta. Ero molto arrabbiato, infatti lo dicevo pure con... La Lega di Salvini ha fatto ufficialmente il suo ingresso in seno al Consiglio Comunale questa mattina con Pietro Sessa, consigliere eletto nella lista Grande Pagani, correlata al sindaco della città Salvatore Bottone ed ora in questa parte finale di legislatura tra le fila della Lega. Ieri mattina nella sede di Corso Ettore Padovano a Pagani la presentazione ufficiale con la presenza dei vertici locali e provinciali. La Lega qui a Pagani, diciamo, rappresentata da me, Luigi e tanti altri amici, è veramente un bel gruppo di brave persone, competenti e che hanno voglia di fare. Non è che sono persone improvvisate e quindi cercheremo sicuramente di fare qualcosa per il Paese, visto che non è stato fatto quasi nulla. È un Salvatore Bottone in versione biblica, quella che nel corso del filo diretto con la città di Pagani attacca duramente sia le minoranze che una parte della maggioranza, accusandole pubblicamente di essere falsi profeti e di non partecipare attivamente a quella che è la vita amministrativa della città. Dire dai falsi consiglieri comunali, dai falsi profeti, che automaticamente grazie a loro gli stessi personaggi, cari signori, cari concittadini, che in consiglio comunale o nelle commissioni ti votano contro, poi si permettono di dire io ho fatto, io ho detto, io ho chiesto, io ho sollecitato, così per le scuole, così come per l'impianto di pubblica illuminazione, così come per i passaggi pedonali, perché quando si vota contro una variazione di bilancio, dove un'amministrazione si assume la responsabilità di spostare soldi da un capitolo all'altro, allora significa che voi non avete nessuna responsabilità e non avete nessun senso civico, non avete nessun interesse che la vostra città possa migliorare, quindi poi andiamo a dire, poi chiamatemi perché io poi risolvo i problemi, o mettiamo le foto su Facebook perché dice io ho fatto, io ho detto, ma cosa avete fatto? Sono solo buoni a alzare il dito contro l'amministrazione, non ha preso il finanziamento, non ha fatto questo, però quando c'è da lavorare, quando c'è da approvare degli atti importanti per la nostra città, sono i primi a tirarsi indietro, anzi o se ne vanno, non partecipano ai consigli comunali o votano no.